Giornata della legalità a Pescara, al De Cecco se ne parla questa mattina con una importante testimonianza del magistrato Andrea Di Giovanni, neo sostituto procuratore di Pescara, che per tanti anni è stato in prima linea in Puglia a combattere le mafie. Professoressa Di Pietro, una giornata importante con studenti che stanno seguendo questo evento con grande attenzione. Una giornata molto importante perché noi parliamo di vittime di mafia, perché noi parliamo di contrasto a tutte le forme di mafia, quindi a tutte le forme di corruzione e al sistema, potremmo dire, della corruzione, che non è soltanto di chi spara ma anche di chi inquina le notizie, di chi inquina gli appalti, di chi dà agli amici senza rispettare le regole del merito. E quindi parliamo più in generale di corruzione nel quotidiano contro cui dobbiamo combattere. E il premio Borsellino, attraverso anche questa importante giornata della memoria, della legalità, vuole portare a conoscenza degli studenti i tanti volti della legalità, e quindi persone normali, imprenditori, giornalisti, ma anche e soprattutto magistrati, e come Andrea Di Giovanni, magistrato nuovo sostituto procuratore della Repubblica, e che ci porta la sua esperienza di lotta alla corruzione e alla mafia, soprattutto nelle aree del centro-sud.